Eccoci tornati sulle fonti TV con una nuova puntata del Fatto di Marcotti. Saluto subito Giancarlo Marcotti con me per questo appuntamento. Grazie Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Ben trovato. Allora, partiremo come sempre dagli scenari economici e politici che comprendono anche, al di là delle previsioni economiche, anche dei dati macroeconomici che sono stati pubblicati nelle ultime ore, gli interventi del governo proprio per arginare ancora i soliti problemi, il caro vita, il caro carburante, eccetera. E però poi, lo stavo dicendo qui, ma invece abbiamo riservato ben due titoli ad hoc per il super bonus, che è al centro dell'attenzione del governo per il caos immane che c'è sempre stato da quando questo provvedimento è in essere per vari motivi. Appunto, super bonus, Meloni ha detto è costato 2.000 euro a ogni italiano, poi daremo altre cifre. E ancora, super bonus o finanziaria, siamo messi così male perché sempre la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto o il super bonus, ovviamente parlando del 110% perché il super bonus resta ma al 90%, oppure la finanziaria, se no non ci sono i soldi. E poi parleremo ancora delle tensioni tra America e Cina. Chi alimenta il conflitto in Ucraina con questo botta risposta che continua a esserci tra le due superpotenze? Peraltro ne parliamo nel giorno in cui Vladimir Putin ha parlato alla nazione nell'Assemblea federale e quando ormai, possiamo dirlo, è passato un anno dall'inizio del conflitto. Venerdì sarà proprio il primo anniversario. Allora Giancarlo, partiamo dagli scenari economici e politici. Dicevo, previsioni economiche, oggi abbiamo avuto un po' di dati macro, i PMI europei positivi, lo ZEV tedesco positivo, il PIL italiano un po' meno, abbiamo ancora una situazione un po' a doppio colore con ovviamente le decisioni che arriveranno da parte della Banca Centrale Europea e poi appunto tutti i provvedimenti che il governo in questo momento sta vagliando. A te un bel pastone, come si dice in gergo giornalistico. Ma guarda, è vero, c'è tante carne al fuoco dalla parte appunto economica e anche dalla parte politica. Io, sai, ovviamente mi interesso più dalla parte economica, anche se naturalmente non dimentico la parte politica, ma nella parte economica potrei dire che nonostante tutto, adesso naturalmente ogni tanto arrivano dati buoni, dati meno buoni, ma insomma se torniamo a qualche mese fa, noi il primo trimestre di quest'anno, cioè del 2023, lo vedevamo proprio nero, cioè proprio molto problematico, insomma, attenzione, staremo al freddo, cioè tutte cose che non sono accadute. Poi davamo per scontato una recessione che non abbiamo visto e probabilmente non vedremo. Quindi, insomma, alla fine direi di guardare il bicchiere mezzo pieno, anche se naturalmente parlare di bicchiere mezzo pieno in questi periodi sembra un po' essere troppo un po' ottimisti, però insomma siamo più ottimisti di quanto non lo fossimo alcuni mesi fa, quindi insomma perlomeno ecco questo penso che lo si possa dire. Quindi Eppure sì, io sono d'accordo con te, ma eppure però c'è sempre questo malcontento generale proprio perché forse sì, siamo più ottimisti, ma non sappiamo bene come muoverci. allora, tu sai, Manuela, io anche la scorsa settimana l'ho accennato, io sono più preoccupato per il 2024 che non per il 2023, perché chiaramente verranno ripristinate alcune regole europee che faremo fatica a rispettare. Per me questo 2023 alla fine non sarà un brutto anno. Non un anno di boom, ci mancherebbe altro, ma non sarà un brutto anno. Io più che altro temo il 2024 e allora, insomma, non vorrei fasciarmi la testa adesso, però ecco, questa è la mia preoccupazione, cioè penso che il
non dico il peggio, ma insomma avete capito cosa intendo dire, possa avvenire tra qui e alcuni mesi, insomma. Mentre pensavamo che il peggio potesse avvenire nella prima parte dell'anno e poi la seconda parte dell'anno doveva essere migliore, ecco, forse le cose si sono invertite, insomma, questa prima Certo. parte dell'anno forse è meglio della seconda parte, perché dovremmo, insomma, capire che noi abbiamo, in questi anni abbiamo, insomma, aperto i cordoni della borsa in una maniera, lo hanno fatto tutti, non solo gli No, italiani, no, no, anzi. certo, anzi, forse più altri anche, però sicuramente lo scenario è questo. E a proposito di scenari, allora una cosa che volevo chiederti, di cui abbiamo parlato anche in altre puntate, è il tema dei carburanti. È arrivato il decreto che ha incassato l'ok al voto di fiducia, quindi via libera definitivo, previsto per il passaggio al Senato. Insomma, adesso ci sarà questo passaggio, però insomma, con tutte le misure che il governo aveva già discusso nei mesi scorsi, come per esempio l'obbligo di esposizione del prezzo medio che aveva tanto, come dire, scatenato anche le ire dei benzinai. Cosa ne pensi? Cambiano anche le sanzioni? Insomma, poi magari adesso le leggiamo le parti principali del decreto. Guarda, io una volta tanto sono a favore dei benzinai, cioè con la questione dell'esposizione dei prezzi, cosa sacrosanta, perché così uno sa fermandosi che prezzi trova, in più mettere la media dei prezzi mi sembra proprio che insomma si stia gravando troppo sui benzinai, oltretutto con multe, insomma, che non sono da poco adesso rispetto alle multe iniziali delle quali si parlava, che addirittura arrivavano a 6.000 euro. Insomma, adesso penso che probabilmente metteranno come tetto massimo della multa 6 oppure 800 euro, però insomma comunque multe a me sembrano delle vessazioni nei confronti dei benzinai. Oltretutto poi non è che l'Italia ha mai avuto, no, ma l'Italia è lunga, no? Quindi, e poi ci sono delle zone più difficili da raggiungere, quindi in alcune zone le benzine costa di più, in altre costa di meno per questioni logistiche, diciamo. Quindi io penso che a questo punto qua, insomma, lasciamo un po' in pace i benzinai, cioè. Ok, e appunto il decreto legge, giusto per il decreto carburanti, prevede appunto l'esposizione del prezzo medio, come dicevamo, cambiano le sanzioni, quindi va a intervenire anche sulle sanzioni applicate agli esercenti che non comunichino settimanalmente i dati al Ministero. Le nuove norme prevedono una multa da 200 a 2.000 euro in caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale e della mancata comunicazione dei prezzi al Ministero. Poi torna l'accisa mobile, il meccanismo con cui le imposte sulla benzina si riducono in maniera proporzionale all'aumento dei prezzi grazie alle maggiori entrate dell'IVA, più potere a Mister Prezzi, che dovrà ora predisporre una relazione trimestrale sull'andamento dei prezzi, e poi viene prorogato il bonus trasporti, il contributo che copre fino al 100% delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici con un massimo da 60 euro destinato alle persone fino a 20.000 euro di reddito. Almeno abbiamo elencato le questioni all'interno del decreto, insomma, del governo. Allora, altro nodo da sciogliere, beh, questo bello, bello, bello legato, Giancarlo, super bonus. Allora, intanto Giorgia Meloni dice è costato 2.000 euro a ogni italiano, come dire che non è vero che, sai, no, il super bonus 110%, potete, questo era un po' il messaggio che è passato, non sto dicendo che è stato detto in questo modo, che è passato o che forse abbiamo interpretato noi, potete ristrutturare le vostre case senza spendere un euro. Era sbagliato in partenza questo messaggio, Giancarlo? No, la solita questione, cioè non ci sono pasti gratis, è In borsa sempre non ci questo. sono pasti gratis, assolutamente. La questione purtroppo è sempre quella, Emanuele. Io lo so che magari risulto anche antipatico ricordandolo sempre,
Ma i bonus vuol dire, nella migliore delle ipotesi, che o abbiamo fatto un maggior debito o abbiamo preso da qualcuno e abbiamo dato a qualcun altro. Voglio dire che siano sempre una cosa negativa, però non sono un regalo. Io insisto, purtroppo, ma non può neanche lo Stato regalare qualche cosa. Ripeto, può prendere da qualcuno e dare a qualcun altro. Ma un regalo, cioè qualche cosa in più che non vada ad intaccare nessuno e che ne vada a beneficiare qualcuno, non esiste, non può, non, questo purtroppo gli italiani lo devono comprendere. Certo. Poi se il bonus viene dato a quelle persone, certo, quelle persone ne beneficiano, ma ci sarà qualcuno invece che rimarrà. Adesso, arrivando proprio al famoso bonus edilizia, probabilmente è stato scritto male, certamente è stato comunicato malissimo, e adesso metterci mano è un problema. Io avevo detto già in altre occasioni, cerchiamo di concludere le operazioni in essere, di non farne di nuove, Sì. chiudiamo questa esperienza, non dico alla napoletana chi ha avuto, 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 chi ha dato, ha dato, ha dato, ma insomma, chiudiamo questa esperienza e invece si vede che anche a chiudere un'esperienza del genere si fanno pasticci, purtroppo. Quindi. Sì, beh, non a caso, insomma, le cose avviate, se poi si bloccano, no? Vedono sempre più penalità, perché insomma c'è chi poi, come nel caso del superbonus, imprese soprattutto, ha avanzato del denaro, dei soldi, ha acquistato materiale, poi peraltro in un momento in cui le materie prime hanno questi prezzi, cioè, esorbitanti, sono salite, insomma, e quindi adesso è tutto fermo. Quindi quello che però è stato messo in campo, come si fa a farlo ritornare indietro? Non si può. Altra cosa che ha detto Meloni, e così diamo anche qualche numero in più su cui vorrei interpellare Giancarlo Marcotti, è il seguente, cioè l'altro titolo, grazie Alessandra, Superbonus o finanziaria. E io ti chiedo, siamo messi così male perché Giorgia Meloni dice, intanto appunto è costato 2.000 euro ogni italiano senza modifiche, cioè queste modifiche che il governo ha e sta pensando, addio finanziaria della serie, non abbiamo soldi, ma siamo messi così male, nel senso che, mi spiego, ovviamente il superbonus è un provvedimento costosissimo, non stiamo parlando proprio di soldini, però insomma ci accorgiamo oggi che o uno o l'altro addirittura. Sì, cioè, fai presto i calcoli, Manuela, metti 2.000 euro, partendo naturalmente dando per buono quell'importo, ci mancherebbe altro, Certo. ma 2.000 euro per ogni italiano, gli italiani sono 60 milioni, 2.000 euro sono 120 miliardi, cifra, Certo. cioè, enorme, Assolutamente. Quindi per forza, non, chiaramente spalmato negli anni, non in un solo anno, però comunque è un qualche cosa che è venuto a costare carissimo. Quindi io penso che non abbia esagerato in questo caso la Meloni a dire o uno o l'altro, perché altrimenti andiamo veramente, ma a parte che abbiamo già più che sforato anche con il governo Draghi, ma allora l'anno prossimo veramente ci troviamo in una situazione disastrosa, perché rimettono il patto di stabilità, per quanto edulcorato lo possano fare, ma con un debito pubblico che oramai è alle stelle, come facciamo a rientrare? Eh certo. Cioè. E peraltro, sentite un po' qualche numero. Allora, a fronte di 372.303 asseverazioni depositate entro il 31 gennaio scorso, lo Stato, con il bonus 110%, dovrà farsi carico di una spesa di 71,7 miliardi di euro. A questo proposito, considerando che in Italia sono presenti quasi 12,2 milioni di edifici residenziali, questa misura ha interessato solo il 3,1% del totale degli immobili ad uso abitativo. Questi sono dati che arrivano dall'ufficio studi della CGA di Mestre, per citare la fonte. Praticamente, cos'è successo?
concedendo ai proprietari l'opportunità di riqualificare le unità abitative con la detrazione fiscale del 110%, invece adesso si parla del 90%, lo Stato si è accollato un costo pari a 72,7 miliardi di euro, che però, questo è oltre il danno la beffa a questo punto, va a migliorare solo l'efficienza energetica di una quota ridottissima di edifici presenti nel paese. Quindi mettendo sul piatto della bilancia le due questioni, non solo abbiamo speso tantissimo, ma per risolvere una, come potremmo dire Giancarlo, una piccolissima parte della situazione, no? Poi ci mancherebbe, il superbonus non va bocciato come provvedimento perché ha dato vigore al comparto dell'edilizia, però anche qui, se adesso ci accorgiamo che tantissime imprese rischiano di fallire perché hanno, come detto prima, speso dei soldi, acquistato materiale che poi non sanno come verrà utilizzato, non so, che bilancio possiamo fare a oggi mentre ne parliamo. Io mi auguro che poi verranno trovate delle soluzioni, ecco Giancarlo. E non saranno facili da trovare però le soluzioni, Emanuela. So. E cioè qua abbiamo dato nuova linfa all'edilizia. Sì, certo, ma così è facile dare linfa. Cioè, se quei soldi lì li avessimo spesi da qualsiasi altra parte, avremmo dato linfa, che ne so, all'agricoltura se li spendevamo in agricoltura o all'industria se li spendevamo all'industria. Cioè, è chiaro che con cifre del genere abbiamo dato lavoro a qualcuno, certo, ci mancasse anche che spendiamo 70-80 miliardi e non creiamo neanche un posto di lavoro, ci mancherebbe. Però, obiettivamente è stato un provvedimento costosissimo, ripeto, quindi non era possibile andare avanti. Poi con questi dati della CGIA di Mestre che chiariamolo, è sempre stata cosa molto affidabile, insomma, non è che spara delle cifre a caso la CGIA di Mestre. Quindi, cioè, Certo. con questi dati è ancora di più. Cioè, se vengo a sapere che abbiamo risolto il problema solo per il 3% delle abitazioni, è che abbiamo Eh sì, risolto. così pare, così pare. Infatti dicevo, oltre il danno la beffa a questo punto, se poi venisse confermato tutto, però appunto la CGIA di Mestre è una fonte abbastanza affidabile, non è che lo stiamo dicendo noi. Peraltro, con la cancellazione degli sconti in fattura e della cessione del credito, quindi il proprietario dell'immobile potrà beneficiare del 90% e non più del 110%, compensando lo sconto solo in fase di dichiarazione dei redditi, però insomma. Giancarlo, la domanda sorge spontanea. Penso che il provvedimento in sé diventerà meno appetibile, cioè, perché comunque cambia un po' la questione. Non è che tutti hanno proprio dei soldi da mettere lì, ecco, per quanto a tutti piacerebbe riqualificare le nostre abitazioni, no? Esattamente, a tutti piacerebbe naturalmente vivere in case moderne nel quale ci sono tutti i comfort possibili e immaginabili, però attenzione, tutto ha un costo, ribadisco, e questo costo qua probabilmente non, anzi senza il probabilmente non ce lo potevamo permettere Certo. e lo pagheremo poi, ripeto, nei prossimi anni ancora. Eh sì. Allora, andiamo all'ultimo spunto che poi tanto parleremo di super bonus ancora, quello che riguarda appunto le tensioni America-Cina. Chi alimenta il conflitto in Ucraina? Perché fondamentalmente c'è la guerra che fa da sfondo, questo lo sappiamo, peraltro oggi Putin ha parlato all'Assemblea federale, ha parlato alla nazione, quindi ti chiedo anche come ti è sembrato, insomma, il suo discorso. Però, insomma, mi pare che poi ci sia un altro fuoco che sta divampando, quello tra appunto Russia, scusami, Cina e America. Ne abbiamo già parlato, ma insomma, a che punto siamo, Giancarlo? Ma guarda, Manuela, tu sai che avevo già citato che ho, diciamo, un amico, comunque una persona che conosco che vive in California e quindi così spesso ci sentiamo via web e mi racconta un po' così. Per cui, ecco, quando io gli ho parlato così, detto del treno, sai, quello che era deragliato con il disastro Sì, ecologico. certo.
Io sono rimasto stupito perché, sai, la questione ecologia, eccetera, così negli Stati Uniti dovrebbe essere un argomento, diciamo, di primo piano, ma ha detto che negli Stati Uniti non si parlava di quello, si parlava di questi palloni, di queste sonde perché gli statunitensi, forse per la prima volta, dalla crisi di Cuba, ovviamente, quindi, ma per la prima volta si sentono minacciati. Quindi, ecco, questo per esempio è un aspetto che qua in Europa, insomma, se ne parla poco. Ecco, gli Stati Uniti, stanno facendo, insomma, delle operazioni sul Pacifico. E se lo fanno sul Pacifico, naturalmente è perché ritengono che lì ci sia il problema, no? Quindi, cioè, attenzione perché la tensione tra Stati Uniti e Cina potrebbe, diciamo, avere sviluppi anche più seri rispetto a Ma quelli. rischiano proprio di alimentare il conflitto in Ucraina queste tensioni? Ma lì c'è la questione Taiwan e Lo Ucraina, so. cioè, allora, vabbè, sappiamo naturalmente che per i cinesi Taiwan è cosa loro, eccetera, e invece, diciamo che rimane un problema irrisolto. Cioè, a questo si aggiunge il fatto che i cinesi sembra che possano dare una mano ai russi per quanto riguarda l'Ucraina. I cinesi arrivano in Europa e parlano con i massimi, diciamo, esponenti politici europei e tornano, insomma, sui giornali la Via della Seta, tor si torna a parlare della Via della Seta. Insomma, fanno delle cose i cinesi, che gli americani non è che gradiscono molto. Quindi, insomma, Certo. non so come va a finire, so solamente, come ti dicevo, che negli Stati Uniti si parla molto più di questo che non, per esempio, del deragliamento del treno e del disastro Sì, ecologico che ne è uscito. verissimo, verissimo. Sono d'accordo. Allora, grazie a Giancarlo Marcotti, come sempre, per l'appuntamento con il Fatto di Marcotti. Lo seguiamo e ti seguiamo su Finanza in Chiaro con i video quotidiani. Ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a te Emanuele e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.